Salve a tutti e benvenuti in questo video di approfondimento sulle resistenze Cambus. Come probabilmente già saprete, installando lampadine LED sulle autovetture moderne si incappa nel messaggio d'errore di lampadina bruciata. In questo video vedremo il perché di questo errore e come fanno le resistenze Cambus a eliminarlo. Iniziamo quindi da una classica lampadina logina, una W5W da 5W, tipicamente usata come luce targa, luce di posizione o anche come luce interna per le plafoniere. Senza troppe sorprese, questa lampadina, una volta collegata alla giusta tensione d'alimentazione, assorbe 0,35 A costanti. Moltiplicando gli ampere per i volt, quindi, possiamo subito ottenere il consumo in base alla tensione. A 12V la tensione nominale dell'impianto elettrico della vettura avremo 4,2W e raggiungeremo i 5W dichiarati intorno ai 13,7-13,8V, all'incirca la tensione che abbiamo all'interno della vettura con il motore acceso. Cosa succede se sostituiamo la lampadina alogena con la lampadina LED? Per questa prova ho preso una classica lampadina a siluro con 6 LED SMD 5050 triplo chip, un tipo molto comune di lampadina LED. Una volta alimentata, la differenza diventa subito evidente. A 12V l'assorbimento è di soli 0,04A contro i 0,35A della lampadina alogena, per arrivare a 0,07A, quindi un consumo di circa 1W, a 13,8V. Fin qui niente di strano, grazie all'enorme efficienza dei LED in confronto alle alogene è normale che il consumo sia solo del 20% e che la luminosità sia addirittura maggiore. In realtà, analizzando i dati di targa di entrambe le lampadine, la luminosità a 13,8V dovrebbe essere esattamente la stessa. I LED ci sembrano molto più luminosi sia perché le tonalità di luce più fredde danno la sensazione che la luce sia di più, sia perché la luce invece di essere sparata in tutte le direzioni come accade con la lampadina alogena è ben direzionata verso un punto preciso, che sarà quindi molto meglio illuminato. Quindi perché l'automobile ci segnala la lampadina bruciata quando installiamo i LED? Semplificando molto, quello che fa la centralina come cortesia verso il proprietario della vettura è analizzare costantemente il valore della corrente erogata. Se una lampadina alogena da 5W assorbe costantemente 0,35A, la centralina si aspetterà di misurare 0,35A a luce accesa. Considerando qualche errore di misurazione dato dagli strumenti e dalla diversa qualità delle lampadine, possiamo dire che si aspetta di leggere un valore vicino a 0,35A, un valore che varia da vettura a vettura. Nel momento in cui andiamo a installare una lampadina LED, leggendo valori al di sotto di 0,1A, ovviamente dà per scontato che qualcosa non vada e segnala l'errore. Cosa succede quindi quando installiamo una resistenza Cambus in parallelo alla lampadina LED? Per questa prova ho preso una delle mie vecchie resistenze che avevo realizzato in un video precedente, il cui link troverete nella descrizione del video, insieme al resto dell'attrezzatura utilizzata per questi test. L'ho collegata in parallelo e ho dato corrente. Con la resistenza il valore della corrente è diventato 0,28A, poco meno degli 0,35A della lampadina originale, ma sufficiente a rientrare nel valore che la centralina dell'auto si aspetterebbe di leggere da una lampadina funzionante. Potete trovare in vendita resistenze vendute a peso d'oro, specifiche per un'automobile in particolare o anche con una scheda tecnica che promette miracoli, ma per far funzionare le lampadine è sufficiente una stupidissima resistenza, ben dimensionata e calcolata, acquistabile in un qualsiasi negozio di elettronica. Ora, nello specifico non è proprio così che la centralina capisce se la lampadina è fulminata, infatti vi sarà sicuramente capitato di vedere errori che spariscono solo a motore acceso, segno che non viene letta la corrente, ma più probabilmente l'assorbimento totale o una strana combinazione di dati. In questo video ho cercato di semplificare il concetto di base per capire bene il problema e come poterlo risolvere. Prima di salutarci però vorrei parlare delle lampadine con resistenza Cambus incorporata. Sicuramente se avrete visto il video fino a questo punto è perché siete interessati all'installazione di lampadine LED sulla vostra vettura con centralina Cambus e sicuramente avrete provato a cercare delle lampadine specifiche. Ovviamente esistono, ma ve le sconsiglio altamente. La resistenza che andiamo ad aggiungere infatti serve a imbrogliare la centralina aumentando il consumo del LED. I 4W extra risparmiati dal LED andranno a scaldare la resistenza, nello stesso modo in cui scaldavano la lampadina alogena originale. Avete mai provato a toccare una lampadina alogena dopo averla accesa? Non fatelo, è pericolosamente ustionante. Le resistenze fai da te che consiglio infatti vanno dimensionate proprio in base al consumo della lampadina originale. In questo caso potete vedere la lampadina a confronto con una resistenza in grado di gestire ben 10W, grande praticamente il doppio, e nonostante questo diventa molto calda con l'utilizzo, motivo per il quale consiglio sempre di esagerare con i watt delle resistenze e di prediligere quelle dotate di dissipatore di calore. Le resistenze delle lampadine Cambus al contrario sono molto piccole, identiche alle resistenze che potete vedere sulle strisce LED. In uno spazio così piccolo è semplicemente impossibile dissipare tutto quel calore che andrà a surriscaldare pericolosamente la resistenza e soprattutto le saldature, che con il passare del tempo cederanno o bruceranno, facendo tornare l'errore di lampadina bruciata. In alcuni casi inoltre il calore in eccesso potrebbe andare a rovinare la parabola del faro, il portalampada o anche i cavi d'alimentazione. Per tutti questi motivi quindi, ora che sapete perché sono necessarie le resistenze per montare LED senza errore, come funzionano e come ragiona la centralina, vi consiglio di realizzare una resistenza
fai da te, il cui tutorial troverete nella descrizione del video. E con questo è tutto, se siete anche voi amanti delle lampadine LED e avete qualche curiosità lasciatemi pure un commento, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, ma soprattutto non dimenticate di iscrivervi al canale in attesa dei nuovi video che pubblicherò ogni settimana. Ciao a tutti!